Allora, ragazzi, mi spiegate qual è il tasto per riavviare la partita? Perché bisogna rigiocarla, vero? Perché è come la play, ci sono i bug, perché se gli arbitri sbagliano, danno gol, ok, dove dovrebbero essere annullati per fallo, perché quello era un fallo, cioè, il secondo gol di Correa dovrebbe essere annullato, quindi. A parte quello, no, perché il Milan nel complesso ha fatto schifo e non voglio che qualcuno venga sì, ah, ma il possesso palla, ah, ma il Milan ha fatto schifo. Quindi, qual è il tasto per riavviare la partita? Anzi, qual è il tasto per riavviare il girone di ritorno? Cioè, il discorso è questo, ragazzi. Qui sul mio canale ho fatto un video molto elaborato in cui spiegavo che il Milan ha le chance, ok, ha le chance di andare in Champions sulla carta, perché si ipotizzava che almeno fuori casa il Milan faceva qualcosa, ma la differenza di fare bene fuori casa o dentro casa ormai è nulla, cioè questo Milan qui è niente, questo Milan qui ha un possesso palla è sterile, ok, non fa mai del male. E la difesa è un colabrodo. Prendiamo sempre gol, se no 1-2. E io mi domando, Dio, no, ma dove cazzo vogliamo andare? Ma il discorso è questo. Anche se sono incazzato, e molto, perché ragazzi siamo quinti, molti diranno, no, non siamo terzi a pari punti. No, tu sei quinto, vai a vedere la classifica, te in Champions. Oggi finiva il campionato, tu in Champions non ci vai. Ah, ma per 21 giornate eravamo prima, non conta un cazzo perché lo scudetto se lo porta all'Inter e te in Champions non ci vai. Se il campionato chiudeva oggi, te in Champions non ci andavi. E questa è la Lazio. L'ultima giornata ce l'abbiamo con l'Atalanta, ragazzi. E c'è ancora uno scontro diretto con la Juve. E poi le partite che hai sono squadre che si devono salvare, che hanno la bava nella bocca. Altro che la Lazio, una Lazio che ha meritato, ragazzi, perché la Lazio ha meritato. Quindi io non so cosa cazzo mi passa per il cervello. Non lo so, non ho idea, non so cosa cazzo ci è successo. Ma datevi una regolata, andatevi a farvi delle canne, ok? Cannatevi. Rilassatevi. Fatemi quello che volete, io a voi vi tiferò comunque, lo capite? Perché a me mi interessa andare in Champions. Cioè, la pressione è arrivata a tale punto che voi perdete 3-0 con la Lazio? Va bene, ok, tavola rasa e si ricomincia. Siamo tutti adesso e si parte adesso, ok? Tutti dallo stesso punto. Quindi in questo mini torneo io pretendo vittorie, una dietro l'altra. Finite le scuse, io non voglio andare, ok, in Europa League il prossimo anno, io voglio andare in Champions, quindi io non lo so, Pioli, cosa cazzo ti devi inventare. Se quell'altro gli fa male un muscolo, datele le punturine, tanto l'Atalanta si dopa, no? Allora non voglio che vi dopate voi, perché intanto sono loro che prima o poi verrà fuori la verità, ma voi datemi le punturine, tutti si mettono le punturine per Joao. Noi si fa male un piede e non si Joao, adesso non me ne frega un cazzo, io voglio andare in Champions. E se poi un giocatore si rompe, il prossimo anno non è buono, si vende. Non me ne interessa, cioè a me non me ne frega un cazzo la vostra salute, lo capite? Io voglio andare in Champions. Se vi fa male lo stomaco, giocate lo stesso. Siamo arrivati a un punto che ve lo siete cercati voi, state buttando via un anno di lavoro fatto bene al cesso per troppi infortuni. E perché non si riesce a. Cioè, Pogba erano 3 mesi fuori, Pogba non vedeva il campo da 3 mesi, è entrato e ci ha fatto gol. Solo i nostri giocatori ci vogliono, se rompono 1 mese, ci vogliono 2 perché riprendano la forma. Ma dove cazzo vogliamo andare così? A me non mi interessa, ripeto, cosa cazzo avete in testa. Perché da quando sono venuti fuori i discorsi del rinnovo, questo Milan non si trova più. Se vuoi rinnovare, Gigio e compagni, rinnovate. Se no, date e fate i professionisti, date il massimo che potete. Portate sempre e poi vi levate dal cazzo. Cioè, ragazzi, non potete buttare un anno via così. Io che cazzo mi passa per il cervello? Ma vi rendete conto? La seconda sconfitta consecutiva.
Ma almeno con la Sassuolo fino al 70esimo più o meno si giocava a calcio. Qui ticchi, tacca, ticchi, passo a terra, passo là, si arriva lì, non si conclude mai. Mandzukic era una scommessa, ok, era una scommessa sbagliata. Ok? Mandzukic è una scommessa sbagliata. Si è capito che Mandzukic deve andare via. Cioè, Mandzukic, grazie dell'impegno, ma se mi mettessero lì a me forse farei meglio anche io di te. A questo punto un Pavoletti non era meglio, ma non ho la sfera di cristallo, quindi non ce l'avevo nemmeno niente. Anch'io ero il più puritto quando ho capito Mandzukic, però vederlo lì in campo mi fa girare coglioni. È entrato Leao, mi ha fatto girare coglioni lo stesso. Perde contro la Lazio, mi ha fatto girare coglioni, me ero del culo, perché se il campionato finiva oggi tu non andavi in Champions, dopo un anno che hai fatto bene. Ci servono i nostri punti, ci serve Ivra. Quando cazzo entra Ivra? Perché viene a essere quello? Ripeto, e sì è quello, perché non gioca Tonali? È così scarso anche lui? Rebic, che cazzo vuoi? Ma che cazzo fai? Sei entrato fra Ion Dia, sembrava un'altra persona. Cioè, sono veramente arrabbiato, insomma. Io vi ripeto, non assardatevi a non andare in Champions quest'anno. Perché i tifosi del Milan si sono rotti il cazzo. Cioè, quest'anno sarebbe non una beffa di più. Voi ci avete dimostrato che sapete giocare a calcio, vero? Quindi giocate a calcio. Punto.